Buongiorno! Oggi non è un gran giorno, nebbia! Allora ragazzuoli, vi devo raccontare di cosa mi è successo con Amazon, che poi dopo alla fine ieri non ce l'ho fatta a raccontarvelo. Praticamente cosa è successo? È successo che io ho ordinato del materiale, diciamo così, delle chiusure di sicurezza su internet da questo rivenditore e mi dovevano arrivare entro 3 giorni. Dopo 3 giorni invece mi arriva un messaggio di Amazon con scritto che il corriere aveva provato a fare la consegna, ma che però la consegna non era andata a buon fine e che avrebbero rifatto un tentativo dopo nei giorni successivi. Passano altri giorni e non si vede nessuno e comunque il corriere non era passato. Allora cosa faccio? Mando un messaggio al rivenditore tramite Amazon, perché Amazon ti dà questa possibilità, scrivendogli: guarda, qui il pacco non è arrivato, vorrei sapere che fine ha fatto il mio pacco, perché si è andato perso una bevaria e voglio fare il rimborso, vorrei richiedere il rimborso, insomma. E io l'ho scritto molto gentilmente. Cosa è successo? Il venditore mi ha risposto senza scrivere nulla, mi ha risposto solo ed esclusivamente con un link che ti mandava al sito del Corriere. Quella è stata la sua risposta. Allora cosa ho fatto? Sono andato sul sito del Corriere, ho inserito il codice di tracciabilità del pacco e ho visto che il pacco era fermo aveva un fermo deposito nel magazzino vicino a casa mia, in provincia, a 20 km da casa mia era, e quindi era fermo lì perché c'era scritto mancavano dei dati. Allora ho chiamato la sede del Corriere e la sede del Corriere mi ha detto che mancavano i dati di spedizione, che loro avevano il nome, avevano la città da spedire, ma non avevano la via, non avevano indirizzo, non avevano nulla, e che quindi chi aveva inviato il pacco doveva mandargli un'email e sbloccare il pacco, doveva chiamare lui e sbloccare il pacco dandogli i dati. Ok, intanto che mi faccio un caffettino andiamo avanti. Dov'è che eravamo rimasti? Vi dicevo allora che bisognava sbloccare il pacco. Io ho chiesto con quelli del Corriere se lo potevo fare io e loro mi hanno detto assolutamente no, anche se testi dei dati, noi quei dati non le possiamo ricevere direttamente noi per tutti i motivi burocratici di privacy e quant'altro, ma deve essere il mittente che ci deve dare i tuoi dati, quindi devi richiamare chi ti ha venduto la merce. A questo punto chiamo il servizio clienti Amazon. Io ho proprio contattato che c'è la possibilità di chiamare il centro servizi Amazon. Ho chiamato, mi hanno risposto immediatamente. Centro servizi Amazon, lo devo dire, è un centro servizi che secondo me le ditte attuali non riescono a fare i servizi che fanno loro. È talmente tanto efficiente e efficace che non è fatica eguagliarlo, e figuriamoci quindi sorpassarlo. Ho chiamato il centro servizi, andiamo avanti, ho chiamato il centro clienti di Amazon. Qui mi ha risposto un ragazzo gentilissimo, ha visto che io ho mandato un'email, ha visto che il venditore mi ha risposto con un link. Io ho detto: guarda, dopo sono dovuto io che sono dovuto andare a chiamare il corriere, io ho dovuto chiamare questo, io ho dovuto fare quest'altro. Ho detto: non è una cosa molto simpatica. Io l'ho detto perché io ho una ditta, se un mio cliente mi chiama che mi dice che è stato perso un pacco, non gli dico vai a sentire col corriere, ok? Non è professionale. Se un cliente mi dice dopo 2 o 3 giorni: ah, guarda, ho chiamato per sapere dov'è il mio pacco, io immediatamente gli devo dire dov'è il pacco. Se c'è un fermo deposito, il corriere mi manda un'email, sono io che devo sbloccare. Non è il cliente, il corriere non lo deve mai chiamare, perché nel momento già che lui mi chiama a me per sapere dov'è il mio pacco, già gli ho creato un disagio, ok? Quindi queste cose non devono avvenire.
per quanto mi riguarda, e parlo sia da proprietario di ditta sia da cliente. Uno deve sapere esattamente dov'è il proprio pacco con due semplici click, e se uno chiama dopo 6 giorni che non è arrivato il pacco, che gli dici che arrivava in 3, chiama dopo 6 giorni, il venditore si deve muovere e controllare e verificare che fine ha fatto il pacco. Qualora il pacco è andato perso, deve immediatamente dare il rimborso. Ma in questo caso, che c'era un fermo deposito, doveva sbloccare immediatamente il pacco e cercare di fare il più possibile per far sì che il pacco arrivasse il prima possibile a questo punto. Quindi io, quando gli ho detto al servizio clienti, guarda, secondo me non è piaciuto molto anche il fatto che io, quando ho chiesto dove era il mio pacco, mi hanno risposto con un link, io non ho avuto le risposte, sono dovuto andare a cercare sul corriere, sul sito del corriere, così. Loro hanno guardato, verificato, hanno detto sì, il modo in cui ti hanno risposto non è un modo corretto di rispondere a un cliente. Adesso facciamo una cosa, noi mandiamo immediatamente un richiamo al venditore, perché questo è un atteggiamento che noi non tolleriamo. Quindi mandiamo un richiamo al venditore, un sollecito, non un richiamo, un sollecito, dov'è che lo sollecitiamo o a sbloccare il pacco o a dare il rimborso. Se entro 2 giorni non hai ricevuto la risposta e non sai una risposta adeguata e non sei nulla sul pacco, ci chiami e noi ti facciamo immediatamente il rimborso. Te lo rimborsiamo direttamente noi e poi dopo noi faremo rivalsa sul venditore. Passati 2 giorni, neanche, e il giorno dopo, mi sembra, mi arriva l'email dal venditore con scritto: il pacco ti arriverà tra pochi giorni. Ok, perfetto, me l'hanno sbloccato. Sono passati 4 giorni, il pacco non era ancora arrivato. Cosa faccio? Vado a vedere direttamente sul sito del corriere, il pacco risulta ancora in fermo deposito perché gli mancano i dati. Chiamo il centro servizi clienti di Amazon, gli dico: guarda, mi è successo così così così, voi gli avete fatto la lettera voi di sollecito, io sono passati altri 4 giorni, me l'ha fatto, sì, erano passati 4-5 giorni, ho detto ancora il pacco non è arrivato. Ho controllato sul sito del corriere e sul sito del corriere risulta che è ancora bloccato nel magazzino vicino a casa mia, 20 km da casa mia, e però non gli mancano i dati e il venditore non l'ha sbloccato, non ha fatto nulla. Possiamo fare la cosa, gli possiamo fare il rimborso? Loro mi hanno detto sì, il rimborso te lo faccio immediatamente, tempo 2 ore, ma hanno già fatto il rimborso. In più loro hanno fatto hanno controllato tutte le mail, hanno controllato tutto quello che avevo detto io che fosse vero, e hanno detto: questo comportamento non è un comportamento che noi accettiamo, quindi ti invitiamo a mettere a te a fare una recensione sul venditore e racconta, scrivi la tua esperienza, perché è molto importante per noi che i nostri clienti sappiano anche queste esperienze negative, non solo quelle positive. Quindi te proprio mi hanno detto, te vai a fare, mi hanno proprio invitato a dire, te vai a fare pure la recensione, di quello che vuoi dire, mettigli la recensione che vuoi mettere. In più loro hanno fatto un richiamo questa volta al venditore, e adesso praticamente questo venditore gli bloccheranno il sito, l'account, glielo bloccheranno per un tot di giorni e poi inizieranno a verificare il suo comportamento, perché questo hanno detto che non era un comportamento accettabile da uno che vende su Amazon. Ho raccontato questa storia, la mia esperienza, per dirvi quanto è efficiente il servizio Amazon. Anche se non è Amazon che vende direttamente, ok, ma in questo caso era un altro negozio che vendeva tramite Amazon, Amazon garantisce, ok, e fa in modo che chi acquista sia tutelato al 100%, e viene tutelato anche di più rispetto a altri negozi. Cioè, se io avessi fatto la stessa cosa in un altro sito, magari avrei comprato direttamente nel sito del venditore del negozio, sicuramente io avrei perso quei soldi. Per come si sono comportati loro, il pacco non mi era arrivato, i soldi li ho dovuti pagare in anticipo, quindi io sicuro avrei perso quei soldi.
Con Amazon questo non è avvenuto. In più, il venditore che si è comportato male adesso avrà l'account bloccato per un tot di giorni, quindi perderà parecchio soldi, perderà parecchi soldi. Per che cosa? Per non aver chiamato un corriere. Ve ne rendete conto? Cioè, l'unica cosa che doveva fare era chiamare un corriere, non l'ha fatta. Ok, si è comportata in maniera scorretta e Amazon questo non l'ha accettato. Non io, loro mi hanno detto fagli una recensione negativa, che non so neanche se gliela faccio. Però loro automaticamente gli hanno mandato il reclamo. Quindi per 10 giorni, 15 giorni, un mese, non lo so, gli rimarrà l'account bloccato. Ecco. Amazon non si batte. È una bomba Amazon. Se voi vi state chiedendo, ma com'è possibile che Amazon ti ridia indietro immediatamente i soldi e poi se le faccia ridare dal venditore? Cioè, se questo venditore, mettiamo che è disonesto, come non te le ridarà più indietro a te? Non gliele dà indietro neanche a lui. Quindi come fa lui a anticiparli per il venditore? Perché non è così. Allora, quando voi comprate su Amazon, anche se non è direttamente Amazon che vende, ok, che è un negozio che vende tramite Amazon, i soldi non vanno al negozio, vanno a Amazon. Cioè, qualsiasi cosa che voi comprate su Amazon, i soldi le prende Amazon. Poi Amazon manderà i soldi di vendita al venditore, al negozio. Ok? Diciamo negozio, non lo so, la cartoleria Andrea, inventiamoci una cosa. Vende 10 matite e io sono Amazon, ok? Lui mi manda 10 matite a me e io le vendo per conto suo. Quando io prendo i soldi, mi tengo il mio ricavato, così sono sicuro che lui me l'ha pagato, perché i soldi li ho presi io e di lì gli cavo il mio ricavato. Poi, quello che avanza tolto il mio ricavato, glielo do a lui. Ma non glielo do subito, glielo do dopo 90 giorni. Perché dopo 90 giorni? Perché se un pacco va perso, io devo ridare indietro i soldi al cliente, perché la matita non gli è arrivata. Lui vendeva 10 matite. Se quando lui ha comprato la matita me la vuole ridare indietro perché non gli piace, perché ha cambiato idea, perché è rotta, perché la voleva nera invece che blu, ma per qualsiasi cosa la vuole ridare indietro, io la devo ritirare e gli devo ridare i soldi. E per garantire un servizio che naturalmente Andrea non potrebbe fare, lui cosa fa? Dice, ok, te mi mandi 10 matite, io te ne vendo per conto tuo, io voglio tot per cento di quello che la vendi e i soldi te li do tra 90 giorni. Il materiale rotto, te lo rimando indietro. Quello che va perso, insomma. E lui di allora ti dice, scusami Andrea, che guadagno ha a vendere le matite tramite Amazon? In realtà il guadagno c'è ed è enorme, abissale, perché quella cartoleria Andrea che vendeva 10 matite, lui magari nella sua cartoleria per vendere quelle 10 matite ci mette un mese. Se le vende su Amazon, per vendere 10 matite le vende in 10 minuti. Quindi lui su Amazon non venderà 10 matite, ma ne venderà 10.000. Quindi è vero che magari una parte gli va persa, una parte va rotta, una parte andrà chissà dove, però viene calcolato questo, viene calcolato le percentuali di Amazon, viene calcolato tutto. Alla fine lui prenderà poco, non prenderà come venderlo nel suo negozio, prenderà di meno per ogni oggetto che vende, per ogni matita. Se nel suo negozio, per dire, ogni matita guadagnava un euro, su Amazon non guadagnerà un euro, ma guadagnerà 40 centesimi, ok, puliti, considerando tutto quello che gli va perso, il corriere, tutto. Però non vende una matita, ma ne vende 10.000. Quindi nel suo negozio venderà in un mese 10 matite e ci guadagnerà un euro l'una. Su Amazon vende 10.000 matite e ci guadagnerà 40 centesimi l'una. Quindi vedete che alla fine del mese è guadagnato molto di più rispetto a chi vendono nel negozio, anche se nel negozio la vendi più alta. E comunque stiamo parlando della stessa matita che ha lo stesso costo iniziale. È un po' un discorso a parte invece quello dell'artigianato, dell'alta moda, di altre cose.
quando c'è un oggetto che viene prodotto dalla fabbrica, uno si accontenta di prendere poco e vuole vendere tanti numeri, alla fine guadagnerà molto a uno che guarda, che vuole vendere a molto, che poi venderà pochi pezzi. Perché vendere un oggetto che costa molto, ne vendi pochi, ma fai anche più fatica a venderlo. È più fatica vendere una matita a 2 euro piuttosto che vendere la stessa identica matita a 50 centesimi. Non so se mi sono spiegato, però il discorso è questo. E basta, e Amazon ti dà questa opportunità, ti dà l'opportunità di vendere enormi numeri, fare enorme vendite. Invece di vendere 10 matite, ne vendi 10.000. Quindi la gente ci prova e cerca di vendere i propri prodotti su Amazon per aumentare le proprie vendite, insomma. Spero di essermi spiegato. Poi dopo le cose in dettaglio non me le sono state a dire, perché non ne frega niente a nessuno, perché nessuno di noi andrà a vendere su Amazon. Top via. Ok ragazzuoli, andiamo a fare la visita medica per il rinnovo della patente, che giovedì c'era il rinnovo della patente. Ora a me piacerebbe sapere in giro quanto costa, perché qui a me mi hanno chiesto una follia. Mi hanno chiesto veramente una follia, però mi tocca farlo e quindi pago. Mi piacerebbe sapere quanto vuole il medico per fare la visita e se andate tramite agenzia, tramite scuola guida, quanto vi chiede la scuola guida per fare le pratiche. Se qualcuno di voi lo sa, che lo scriva pure nei commenti e poi magari nei prossimi giorni io vi dico quanto ho pagato. Eccoci qui, buongiorno, mettiamoci un po' più di traverso. Allora, vediamo, c'è il divieto, fatto, visita fatta, e praticamente, allora, se basta questo praticamente, visita fatta. Il dottore ha impiegato più tempo a scrivere la ricevuta che a farmi la visita, perché tanto è la visita, che lettera è questa, abbiamo fatto 25 euro del medico, 25 euro, eravamo più o meno in 16 persone, quindi fate voi i vostri calcoli, durata media, tempo di scrivere la ricevuta, quindi 3 minuti a testa, penso che in mezz'ora, da esagerare 20 minuti, le faccia tutti, le fa tutte 16 le persone. Quanto ha guadagnato allora? Ok che sei medico, ok che hai studiato, va bene se prendi i soldi, ma se aiuti le persone, cioè, un medico di base deve prendere tanto, un medico che lavora negli ospedali devono prendere tanto. Un medico che ti dice leggi qui, leggi lì, leggi là, prendere più di 1000 euro l'ora è tanto, che 25 euro a testa. Noi eravamo tra le 16 e le 18 persone e in 20 minuti, mezz'ora le hai fatti tutti. Quanto prendi? Ma quanto cavolo prendi? Altro che medico chirurgo, il medico delle patenti bisogna andare a fare. Ecco qual è il lavoro perfetto. Ho proprio capito niente io. Altro che. Lui per... Cioè, lì di comprare una macchina, quanto costa? 10.000 euro? Ah, 10.000 euro, dai, mi toccherà lavorare 10 ore per comprarmela. Oh, signora, proprio... Cioè l'Italia funziona, si è storto tutto, l'Italia funziona troppo bene, è meravigliosa.